lui, Mario Bitetto. Vincono allora, cosa vincono? Questi qua si portano 20 kg di salsiccia d'arrosto e 25 litri di vino. Madonna, sa che la famiglia è numerosa. Ammazza. Cioè, scusami Mario, quando vi radunate più o meno quanti chili di salsiccia servono? Ciao, fa come te che è già stato. No, no, ma sono manca perché. Cioè, il tuo gruppo si mangia 20 kg di salsiccia. Scusi, voglio sapere, ma quanto di tuo c'è? A me non c'è niente di mio. Però l'hai creato tu, con i vari interventi. Ma l'intervento più difficile, qual è stato? È questo qua l'intervento più... Quello mi è uscito proprio male. Ma lui è un bitetto? No, no, però è... Può diventare? Sì, sì, ma... Bisogna superare la prova per diventare bitetto. Sì, 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 è difficile, però ce la può fare. Però già ha fatto il primo intervento. Dai, dai, lo possiamo inserire la famiglia. Dai. Allora, grazie ancora al gruppo Bitetto. Complimenti. Due buste per Taralli. Dimmi Armando. Ti dirò, a me loro mi sono veramente piaciuti. Mi sono un po', come dire, gasato molto. Bravo. Lui si è gasato. Voi un po' meno, eh. Loro festeggiano, si sentono. Allora signori, siete chiamati a un compito difficilissimo. Ivana, scusami, c'è una stella ancora, grazie. Ciccio, vieni qua. A me due. Tu vuoi due stelle? Due stelle. Mettiti qua. La signora ripescata, prego, venga da questa parte. Tu sei per me la più bella del mondo, è un amore profondo, mi leggo a te tutto, tu sei per me. Per il terzo posto, Alex, un passo in avanti, applauso per lui e conosciamo quello che ha preparato Armando con relativo scatto. Il secondo posto è per Ornella. Consegniamo Coppa, è un grande momento con il bacetto di Marica e c'è la foto. Devono loro la foto. La vincitrice dell'edizione 2010 della corrida qui a Putignano, Ivana Rotolo. Grazie per lo sacchetto di 70, Mirko! In diretta, Ivana! Questa volta un commento lo devi fare, no? Ci prepari anche la base, dovrebbe cantare. Tutti d'accordo? Ah, un attimo, no, prima voglio sentire il suo commento, dopo ti diciamo in diretta che cosa hai vinto. Allora, il più bel regalo per i miei 30 anni, visto che fra 4 giorni, anzi 3 giorni compio 30 anni, dedico questa vittoria alla mia amica Chiara, che mi ha spinto a partecipare anche quest'anno, e al mio ragazzo che non c'è, è partito per Bologna, e anche i miei genitori. Applauso per Ivana.